Tra qualche istante avrà inizio l'appuntamento speciale de Testimonianze su Marco Sant'Agata, dalla normale a Dante e Vasco. Conduce Beppe Cottafavi. Ringraziandovi per la partecipazione, Biperbanca augura a tutti un buon ascolto. Signore e signori, benvenuti al Biperbanca Forum Monzani Live. Buonasera, buonasera a tutti, io sono Beppe Cottafavi e trasmettiamo un altro incontro con l'autore per la primavera letteraria di Forum Eventi dal Monzani di Modena. Questa sera è un appuntamento speciale, siamo verso la fine degli appuntamenti del Monzani, ci sarà un altro appuntamento speciale con Dacia Maraini, che incontrerà 25 scolaresche, oltre che gli amici del Monzani, e poi ci sarà la presentazione in quattro puntate dei 12 finalisti del Premio Strega. L'appuntamento di stasera ha tante ragioni, e purtroppo è un incontro con l'autore, che purtroppo in questo caso non può avere l'autore, ma per fortuna c'è il libro, rimangono tutti i suoi libri. Questo è il libro ultimo, uscito postumo, di Marco Sant'Agata, Le donne di Dante, edito dal Mulino. È un librone non solo impreziosito dai testi di Marco, ma da un ricchissimo apparato iconografico. E per ricordare un grande amico, anche mio, stasera sono con noi, oltretutto in un anno in cui di Dante, per ovvi motivi, si parla moltissimo, sono con noi altri due amici di Marco Sant'Agata, e cioè Claudio Giunta e Walter Siti. Allora, buongiorno. Buongiorno. Ciao Claudio, ciao Walter. Allora, Claudio Giunta è uno dei maggiori dantisti e medievalisti italiani, insegna letteratura italiana all'Università di Trento, ma è qui, oltre che nel ruolo di dantista, nel ruolo di allievo di Marco Sant'Agata, perché Claudio, tu ti sei laureato, no, con Marco, Claudio, se non sbaglio. Sì. Sì, è stato allievo all'Università di Pisa di Marco Sant'Agata. Walter Siti è una specie di doppio di Marco, è un gioco che poi io stesso ho alimentato nel passato,
obbligando Marco e Walter a scrivere uno il ritratto dell'altro in quello che fu il primo numero degli ebook del Dondolo, che è la casa editrice del Comune di Modena che io dirigo, e fecero entrambi due pezzi memorabili. La cosa si chiamava, il gioco si chiamava Amici Nemici, e c'è una memorabile copertina che il Corriere allora, oggi ancora i giornali locali, continuano a ripubblicare, che voglio ricordare perché di un writer, anche lui modenese, noi trasmettiamo in questo momento da Modena, quindi ci tengo a dirlo, che si chiama Luca Zamo, che aveva rappresentato Marco e Walter come due pugili sul ring che si menavano e avevano alle spalle come coach ognuno il proprio nome tutelare, cioè Marco Petrarca e Walter Pasolini. Quindi iniziamo, visto che trasmettiamo da Modena, da questo passato che inizia al Liceo Muratori di Modena, Walter. Ricorda un po' la vostra storia da lì fino a quando siete arrivati alla Normale di Pisa. Ma è la storia di due ragazzi appassionati di letteratura già fin da allora. Il nostro referente in due modi diversi era un professore della scuola che si chiamava Melli, di cui tutti e due, insomma, in qualche modo, io perché ero proprio studente nella sua classe, lui perché invece attraverso amicizie lo andava a trovare fuori dalla scuola, abbiamo fatto tesoro delle sue lezioni, eravamo tutti e due appassionati di letteratura, a entrambi credo lui ha suggerito di fare il concorso alla Scuola Normale, cosa che abbiamo fatto. Siamo entrati tutti e due e poi abbiamo preso due strade un po' diverse, nel senso che lui si è più orientato sui primi secoli della letteratura italiana, io sugli ultimi, sostanzialmente 800-900 e poi sempre di più 900. E quindi poi abbiamo, come dire, vissuto una specie di competizione abbastanza ovvia alla scuola e poi invece credo eravate molto bravi, perché credo che uno sia arrivato secondo e l'altro terzo, non so in che ordine. Marco secondo, io terzo. Sì. Ma non so se eravamo molto bravi, era una selezione molto molto dura e molto bizzarra, per cui forse non so se al tempo di Claudio fosse ancora così, ma insomma molto era dovuto anche al caso, nel senso che io telefonai timidissimamente un mese prima, mi ricordo, per sapere qual era il programma, e mi dissero: beh, di storia da Adamo ed Eva ai giorni nostri, di geografia all'universo, per latino qualunque passo le daremo da tradurre all'impronta, e veda un po' lei, insomma, quello che può fare. Per cui a quel punto andò come andò, insomma, io pensavo di essere scartato perché il professore di storia, che era Saitta, alla fine mi chiese: ma a lei è mai capitato di leggere un libro di storia? E quindi ho detto: sono fuori. E poi invece ho saputo che Mario Fubini mi voleva a tutti i costi, e quindi poi sono entrato. Poi ti chiederò un aneddoto che tu hai raccontato ed è diventato celeberrimo, che riguarda la vostra amicizia con D'Alema, e vorrei che lo ricordassi perché è molto divertente, di quegli anni. Però insomma avete avuto due carriere in qualche modo parallele, entrambi professori, entrambi critici letterari, e poi entrambi vi siete messi a scrivere romanzi, benché molto, molto diversi. Io sono stato il primo a dirazzare, nel senso che ho cominciato prima a lasciar perdere, lui invece no, era molto più ligio di me, infatti ha continuato poi a insegnare molto più a lungo all'università, io a 60 anni appena ho potuto me ne sono andato. E poi insomma vi siete sfidati anche nei premi, tu hai vinto lo Strega e Marco ha vinto il Campiello, insomma, con altre cose casuali, credo. Tu con Resistere non serve a niente, Marco con il maestro dei Santi Pallidi, sì. Senti Claudio, e ai tuoi tempi era ancora così duro l'ingresso alla Normale? Ma no, casuale è la parola giusta, mi pare, cioè nessuno di quelli che ricordo pensavano di essere entrati in Normale, perché
tutti facevano male al concorso, io feci male in Esatto. tutte le materie. E però poi mi telefonarono e mi dissero che ero passato, non primo, secondo, terzo, credo attorno fra il quinto e il decimo, diciamo. E, però certo era dura perché c'era tutto il programma del triennio delle scuole superiori, quindi io portavo italiano, latino e greco e quindi passai un'estate molto, molto già normalistica a studiare tutto quanto da capo. E il tuo incontro con Marco? Senti, il mio incontro con Marco è stato nel 93 forse, o 2, ma andai a lezione da lui. E a lezione alternava delle lezioni molto belle e delle lezioni un pochino più stanche, diciamo così. E poi io volevo fare Medioevo, e quindi lui era il professore di letteratura italiana che si occupava di Medioevo a Pisa soprattutto, e quindi andai da lui. E andai da lui già con un tema che mi interessava, e lui prima mi disse, ma è proprio necessario, cioè, avere uno studente in più, che voleva dire lavoro in più, insomma, un tesista in più, poi normalista, quindi particolarmente Rompi rompiballe. coglioni. Coglioni. E però poi il tema gli piacque, le cose che poi ho cominciato a fare gli piacevano, allora alla fine da questa, come dire, da questa resistenza cedette in sostanza e mi accolse come studente. Quindi per un po' di tempo fui il suo allievo, poi un'amicizia, per quanto l'amicizia può nascere tra persone che hanno più di 20 anni di differenza, nacque poi dopo. Ma che professore era Marco? Marco era, vabbè, adesso non voglio fare gli elogi che sono ovvi, cioè, tanto è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, e poi molto simpatico, cosa che non è così frequente fra i professori universitari, specie di quella generazione, direi. Il professore era appunto molto brillante, aveva molte cose da fare, quindi non era uno di quelli dediti esclusivamente all'insegnamento, e con gli studenti aveva un metodo un po' di buttarci in acqua e vedere se sapevamo nuotare, insomma, quindi non era uno che ti leggeva tutto quanto e ti annotava tutto quanto, cioè non era Alfredo Stussi, per dire. Era più presente ma un po' più distratto e anche con meno pazienza. Quindi io mi ricordo quando gli mandavo le pezze della tesi, lui annotava non riga per riga, ma pagina per pagina, tipo mi ricordo una notazione in margine, in corsivo, molto grossa, qui bisogna studiare, perché mi lanciavo in ipotesi un po' ardite. Quindi era un professore molto bravo, non il professore padre, il professore piuttosto fratello maggiore, quindi anche un po' brusco. E poi però in realtà la cosa bella era parlare con lui, perché era una persona di straordinaria intelligenza, quindi anche al di fuori dell'ambito universitario. Ecco, questo l'ho sperimentato anch'io, insomma, da amico e da amico editoriale, non da amico studioso e tantomeno normalista. Insomma, quello che posso dire anch'io di Marco è che era un uomo, sì, di straordinariamente intelligente, non solo straordinariamente colto, ma anche straordinariamente simpatico e spiritoso. Veniamo adesso, partiamo sul serio un pochino. Veniamo a Dante, questo ultimo libro di Marco dedicato alle donne di Dante. Walter, che ne pensi tu? Che dici? Ce lo racconti Beh, un po'? insomma, per essere sincero fino in fondo, ho l'impressione che sia un lavoro minore, nel senso che appunto, come dicevi tu, c'è soprattutto questo grande apparato iconografico, molto, molto divertente, molto bello, in cui si vede appunto quanto Dante sia stato presente nella pittura, nella scultura, eccetera, e anche quanto Kitsch abbia ispirato, soprattutto nell'Ottocento. Quanto al testo invece di Marco che lo accompagna, in alcuni punti ho avuto l'impressione che fosse quasi un copia e incolla, cioè che alcune cose che aveva detto in quel libro, mi pare di Guanda, che si chiamava Il poeta innamorato, siano sostanzialmente riprese quasi verbatim, diciamo, in questo libro. C'è ogni tanto, come dire, la zampata del critico di razza, nel senso che una delle cose che ho sempre molto apprezzato nel lavoro di critico di Marco è che, pur avendo una conoscenza assolutamente, come dire, di prima mano dal punto di vista dell'erudizione, eccetera, eccetera, però non smette mai di avere anche un fiuto per il giudizio di valore. Qui, per esempio, c'è una specie di quando passa dal parlare proprio delle donne amate da Dante,
passa invece a parlare alle donne conosciute da Dante per vari motivi, e è abbastanza, cioè si scoprono anche alcune cose che io non sapevo, qualcuna veramente l'avevo già imparata da Carpi, dal libro sulla nobiltà di Dante di Carpi, però per esempio attraverso quali strade lui è venuto a conoscenza, Dante è venuto a conoscenza delle vicende per esempio di Francesca da Rimini, perché da una parte il papà era stato a Firenze con un certo ruolo, Paolo stesso era stato a Firenze con un altro, poi è andato ospite in una cosa, in un castello dove c'era la nipote di Francesca. Quindi insomma questo tipo di cose che uno chiamerebbe erudite ma sono poi fondamentali. Una delle cose che nel libro di Carpi è abbastanza straordinaria è che noi abbiamo sempre letto la Divina, almeno io all'inizio ho sempre letto la Divina Commedia senza fare troppo caso, perché Dante incontrava questo o quello nei vari canti, cioè dando per scontato che li incontrava perché stavano lì, che è una cosa di totale scemenza naturalmente, e invece, come dire, lui spiega esattamente perché ci sono certi personaggi in quel canto e non in altri. Per esempio mi ha molto colpito la cosa di Pia dei Tolomei, cioè perché Pia interviene con pochissimi versi alla fine del quinto canto del Purgatorio insieme a Buonconte e a Jacopo del Cassero, e Marco spiega che effettivamente questa Pia, forse non dei Tolomei ma dei Malavolti, era stata moglie di questo Nello Panocchieschi, il quale aveva combattuto nella medesima guerra in cui avevano combattuto Buonconte e Jacopo del Cassero, e quindi il suo intervento ha una, come dire, una ragione anche storica precisa. Quindi c'è questa cosa che è sempre, da cui si impara sempre moltissimo, però poi a un certo punto, confrontando per esempio la figura di Pia con quella di Cunizza da Romano nel Paradiso, dice: Pia è un personaggio totalmente vivo, anche se i suoi versi sono pochissimi, però è come se Dante fosse riuscito in quella cosa che ogni tanto è straordinaria in lui, cioè prendere gli elementi biografici, gli elementi storici e farli diventare invece qualche cosa che ha a che fare con l'assoluto, con l'ascolto della poesia, eccetera. Mentre Cunizza è sostanzialmente una portaparola che gli serve per elencare, come dire, l'odio che lui provava per alcune casate guelfe del Veneto, eccetera, però è fondamentalmente un personaggio non riuscito. Ecco, lì secondo me c'è ancora la capacità del critico, non solo di elencare appunto i motivi del perché ci sono certi personaggi, ma di capire quando lo scatto, diciamo così, della letteratura funziona e quando invece rimane un po', come dire, ancora involto in cose un po' troppo legate appunto all'ideologia. Claudio, tu cosa aggiungi? Ma intanto do un quadro forse generale su Marco per il pubblico che sta ascoltando. Marco era un talento precoce, diciamo, cioè lui nel 69, quando aveva pochi anni, diciamo, comincia a scrivere articoli su Petrarca, che sono poi stati fra i più importanti della bibliografia medievistica degli anni 70 e poi 80, e Petrarca è il suo autore per 20 anni. Poi, diciamo, dai 45 anni in poi comincia a studiare anche Dante, tardi in realtà, arriva tardi, e poi Boccaccio negli ultimi anni. E Dante poi rimane per 30 anni uno dei suoi interessi principali. Questo libro fa parte, come diceva Walter, di un impegno minore rispetto ai prodotti scientifici che Marco ha prodotto appunto negli ultimi anni. Cioè in Marco c'era un talento di divulgazione che pochissimi studiosi hanno, perché era capace a raccontare le cose, a spiegarle in maniera molto chiara, e poi le conosceva anche molto bene. E questo è abbastanza raro. Ora, questo libro appunto è un libro scritto in condizioni non facili, perché Marco gli ultimi mesi, l'ultimo anno insomma di vita, era malato, ha avuto dei problemi seri di salute, quindi lo ha scritto forse anche ritagliando cose già scritte probabilmente, lo chiamerebbe un affresco, diciamo, però che come primo scopo ha la divulgazione, non inventare qualcosa di nuovo, trovare qualcosa di nuovo su Dante, ammesso che si possa. A me piace molto il gusto del ritratto che Marco ha, cioè Marco era uno realmente interessato alla vita delle persone, sia le persone che incontrava nella vita reale, sia nei personaggi o gli autori che studiava.
in questo senso è molto estraneo, perché a me non interessano particolarmente le biografie degli autori, men che meno quelle delle persone che incontro. Insomma. Lui invece, specie nella seconda parte della sua vita, aveva questo gusto per raccontare le vite. E in questo riesce molto bene, sono dei medaglioni molto belli. Il confine col kitsch a volte viene un po' superato, ma forse perché anche le immagini collaborano in questa impressione. Ma in generale direi che è un libro molto godibile, che può essere letto da una persona che conosce Dante non da studioso, non da dantista, ma che vuole divertirsi, ricordare delle cose della scuola magari, e poi vedere delle belle immagini, forse un po' troppe immagini, un po' troppo affastellate ogni tanto, però belle comunque, una gioia per gli occhi, come si direbbe in una pubblicità. Ecco, voglio dare una testimonianza anch'io. Io, rispetto a quello che avete detto, io ho incrociato nel mio lavoro editoriale Marco e credo di avere contribuito un pochino a convincerlo a fare un libro che secondo me mancava, che era appunto una biografia di Dante. Io ovviamente da editoriale apprezzavo molto di più l'aspetto divulgativo di Marco che non quello accademico, e purtroppo credo che Marco non l'abbia sfruttato abbastanza, perché aveva veramente un talento bilanciato e bipolare su questi due aspetti, molto raro in Italia, perché come sapete bene voi due professori non vogliono fare soprattutto ed è un difetto veramente grave della cultura italiana, perché nelle culture anglofone e anche in Germania ci sono grandissimi libri che dobbiamo definire di alta divulgazione, no? Come faceva Marco. E quando addirittura, proprio perché siamo al forum, prima di fare la biografia, questa magnifica biografia di Dante, Dante, il romanzo di una vita, e quello è un libro senza immagini, senza il kitsch, un libro meraviglioso, tanto tradotto in tutto il mondo, dall'Harvard University Press, alla Cina, insomma un libro che ha avuto un'enorme fortuna. Facemmo proprio lì, dal vivo, quando si poteva, un incontro ovviamente organizzato da me, che avevo forzato l'aspetto pop della cosa, tra Marco nel ruolo di Dante e Claudia Gerini nel ruolo di Beatrice. Insomma, fu un incontro molto divertente. Marco aveva anche molto il gusto di queste cose, tant'è che poi a Pisa ha organizzato festival danteschi, coinvolgeva gli attori, ha coinvolto Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco a fare le sue cose. E secondo me, appunto, lui avrebbe potuto veramente anche forzare di più rispetto a quello che piace a voi, il pedale della divulgazione. Su questa linea però ha prodotto tre libri straordinari, appunto come la biografia di Dante, quella di Petrarca e da ultimo la bellissima biografia di Boccaccio. Tre libroni straordinari. Posso dire una cosa? Sì. Allora, intanto che tu sei un suggeritore diabolico, che bisognerebbe guardarsi molto dai tuoi suggerimenti. Devo dire che rispetto, per esempio, cioè io ho sempre pensato rispetto agli studi soprattutto danteschi di Dante, perché di Dante qualcosa so, nel senso che mi ha ossessionato per tutta la vita, di Petrarca so talmente poco che non oso parlare, però negli studi danteschi io trovo che forse le cose più straordinarie che Marco ha fatto su Dante sono invece al limite opposto della divulgazione, cioè laddove si spinge a dire cose di un'audacia critica che lui stesso non ha il coraggio di sostenere nei libri di critica, e quindi poi la butta sul romanzo. L'ipotesi che riguarda Matelda e Guido Cavalcanti, cioè il fatto che Matelda sarebbe la Giovanna amata da Cavalcanti, e che metterla in cima al purgatorio, appunto farne una specie di precursora di Beatrice, sarebbe anche, come dire, da parte di Dante una specie di riscatto di un senso di colpa
in lui mai sopito, per essere stato lui, in quanto magistrato pro tempore a Firenze, ad avere mandato in esilio Cavalcanti, esilio dal quale Cavalcanti non sarebbe mai più tornato, è un'ipotesi che non credo che lui avrebbe controfirmato in un libro, diciamo, di critica, perché non ha prove di nessun genere, però io la trovo un'ipotesi straordinariamente suggestiva. Così come rispetto alla biografia di Dante, quell'altro libro che credo si chiamasse Io e il mondo, un libro del Mulino, che si chiama Un'interpretazione di Dante, tutta la storia della processione in cima al Purgatorio, che ricalcherebbe quella dei catecumeni a Firenze tra la chiesa di Santa Reparata e il battistero proprio di San Giovanni, è un'ipotesi che non so perché a me mi ha sempre enormemente fomentato, e quindi trovo che le cose più belle sono quando lui si spinge un po' ai limiti estremi della possibilità di interpretare, appunto quasi a cavallo tra la critica e l'invenzione, mentre i suoi lavori di storico, diciamo la biografia dantesca per esempio, trovo che certe volte a me mi viene di dare ragione a uno storico proprio, come dire, storico puro. Per esempio, rispetto al Dante di Barbero che è uscito adesso, la faccenda del contratto matrimoniale tra Dante e Gemma Donati nel 1277, Marco la dà per buona, Barbero spiega con una cosa che non ho capito benissimo perché è basato sull'indizione quarta e sesta, non so neanche bene che cosa siano le indizioni nel Medioevo, insomma mi sono vagamente informato, è un modo di datazione, però fatto sta che Barbero dice probabilmente è un errore del copista, che infatti del notaio, che infatti si è sbagliato tra le due indizioni, eccetera, probabilmente del 1293, dove invece i conti tornerebbero dal punto di vista delle indizioni. Perché era impossibile che tra persone non di alta nobiltà a 9 anni ci fosse un contratto di quel tipo, e cita una studiosa spagnola che dice che invece quei contratti non potevano essere fatti molti anni prima del matrimonio, ma venivano fatti invece nell'imminenza del matrimonio, insomma, che lì fosse uno sbaglio, io credo di più che fosse uno sbaglio piuttosto che davvero il documento sia buono e che Dante e Gemma si siano promessi a 9 anni. No, questo per dire che come dire, mi interessa meno quando fa lo storico, molto di più quando fa quelle cose, perché probabilmente sono più vicine alla ragione per cui a me interessa Dante, a me interessa da scrittore naturalmente, non da studioso, e quindi quelle cose lì un po' come dire, sul limite, un po' come si chiamano, quelle persone che psicologicamente stanno un po' da una parte, un po' bipolari, diciamo, sì. Quella cosa lì è la cosa che invece, come dire, dell'audacia critica di Marco, anche per Petrarca, per esempio, la cosa sul copista, cioè quando, come dire, sfora e va verso delle ipotesi non proprio sostenibilissime dal punto di vista accademico, sono le cose sue che mi suggestionano di più, e credo che se c'è stato un filo che a un certo punto ci ha davvero legato nel profondo, non ce lo siamo neanche detti a un certo punto, ce lo siamo detti solo molto più tardi, è stato lo strano incrocio che è nato tra il mio primo libro, il mio primo romanzo, che era Scuola di Nudo, e l'inizio dei suoi studi su Dante, nel senso che, come dire, questa cosa di partire dalla biografia, anche più, come dire, più materiale, per usarla come trampolino per andare alla ricerca di un assoluto, a me era la cosa che mi interessava di più. Infatti ho usato così molto, molto brutalmente Dante, nel senso che il primo uomo di cui sono innamorato in Scuola di Nudo si chiama Portinari, insomma c'è tutta una serie di cose di questo tipo, e credo che Marco sia stato un po' influenzato da questo nel suo Dante, quando comincia a dire Dante, contrariamente ai provenzali, di Beatrice dà anche l'indirizzo, dice esattamente dove abitava, in via dei Bardi, eccetera eccetera, lì ho come avuto la sensazione che le nostre due ricerche molto diverse si toccassero in qualche punto. E questo che dice Walter Siti è molto interessante, ed è interessante anche la posizione teorica che ha illustrato, che è un po' quella
risuona per me un po' quella dell'eco del nome della rosa, insomma, di ciò che non si può teorizzare bisogna narrare. Ecco, io credo che però l'altro verso di questa roba, il talento narrativo e di scrittura di Marco, serviva a questa trilogia di grandi biografie che ha fatto, dall'altra parte come costruzione di una vita, come grande architettura narrativa. Lei, professor Giunta, cosa pensa di ciò? Io difendo le ragioni dei professori e dico che il Sant'Agata che mi piaceva di più era Lo Storico della letteratura. Quindi, con studi che non credo possano aver raggiunto il grande pubblico, mi ritrovo che le sue cose sul petrarchismo siano forse le più belle che ha scritto. Sono cose che nessuno ha letto perché interessano poche persone, ma le sue cose sulla lirica feltresco in romagnola o sui napoletani o insomma, quando faceva Lo Storico della letteratura, davvero era fuori classe, secondo me. Ed è un mestiere che pochi riescono a fare, insomma. Ci sono molti bravi filologi, molti bravi linguisti, qualche buon critico, ma raccontare veramente la storia della letteratura, capire i nessi e spiegarli in maniera chiara e intelligente non è da tutti. Quindi quello è il Marco che mi piaceva di più. Mentre sì, la contaminazione tra fiction e documento è una cosa che naturalmente mi lasciava un pochino più perplesso, insomma, come ha lasciato perplessi molti colleghi. Credo che a un certo punto della sua vita Marco si sia un po' stancato, come tutte le persone intelligenti, forse, che insegnano per un po', Walter ha precorso i tempi di tutti gli altri, probabilmente, e abbia cercato, se uno è molto intelligente, ha una capacità narrativa ed è bravo su più tavoli, fa più cose, insomma, quindi molla un po' la disciplina accademica e fa altre cose. E hai ragione quando dici che poteva essere un grandissimo divulgatore, ancora più grande di quello che è stato. Credo che lui a un certo punto si sia un po' troppo disperso, cioè faceva troppe cose insieme, questa bulimia di vita, che forse l'ha anche un po' danneggiato, perché se si fosse concentrato su alcune cose, su alcuni progetti soltanto, forse avremmo magari un numero minore di libri, ma più importanti e più belli. E forse se avesse avuto il tempo, anzi, sicuramente avrebbe fatto altre cose di questo tipo molto belle. No, nient'altro, se mi solleciti volentieri dico qualcosa, ma sullo studioso, ecco, io sono molto devoto allo studioso, conosco meno e mi interessa anche meno il narratore, insomma, rimango un suo allievo, ecco, nonostante fosse poi un suo amico. Certo. Ma io ragiono, a me mi viene più da ragionare in termini emotivi, nel senso che purtroppo da sempre, forse anche una delle ragioni per cui a un certo punto poi ho mollato all'università piuttosto presto, io devo ammettere che ho questo limite grosso, cioè che a me interessa poco la storia della letteratura, perché in generale mi interessa poco la storia, nel senso che, non lo so, sarà perché come figlio di proletari, eccetera, mi sembrava che la storia fosse una roba borghese, che non mi riguardava, diciamo, in questo senso sono più pasoliniano. E poi no, insomma, quando lui per esempio Marco mi ha proposto di fare, dice, perché non facciamo una storia della letteratura insieme, io faccio i primi 4 secoli, tu fai i secondi 4, mi sono sentito davanti a un muro inscalabile, diciamo così, e quindi lo so per esempio che i suoi lavori sul petrarchismo sono molto importanti, lui tra l'altro mi sembra che cominciò così con Mengaldo, no? Con le cose sul 400 eccetera, sul petrarchismo del 400. Però ecco, quello è il Marco che mi suscitava un po' di antipatia, il Marco a cui io voglio bene è quell'altro. Quindi vi dividete su questo fronte. Sì, tu Claudio, hai mai assistito a una lezione del professor Siti quando faceva il professore? No, ahimè no, perché credo fosse già andato via da Pisa. Quindi, comunque, io sono andato via nell'86. Sì, allora ha ragionato via, io sono arrivato nel 90, quindi non ho avuto l'occasione. Aleggiava Walter Siti, il nome e la fama, però ottima fama ovviamente, però non c'era più, quindi non ho potuto seguirlo. Comunque nella versatilità e anche poi nella voglia di giocare, di divertirsi, che aveva Marco, appunto, io
ho sempre partecipato a questa zona, appunto, ovviamente non accademica, ma anche più divertente. A me è capitato di essere testimone, per questo ho messo tra parentesi questa stupidaggine nel titolo relativa a Vasco, che però è una stupidaggine fino a un certo punto, perché ricordiamo intanto che Marco era nato a Zocca, esattamente come Vasco, e lì c'è stato un incrocio divertente tra loro due, che comunque credo siano sempre stati amici, perché quando allo IULM hanno dato la laurea honoris causa, no, come si dice, a Vasco Rossi, in credo in scienze della, e mi auguro almeno in scienze della comunicazione, adesso non mi ricordo, però io c'ero in quell'aula dello IULM ad assistere a questa cosa, c'ero anche quando la diedero nella stessa aula Mike Bongiorno, per dire. E Mike Bongiorno era molto divertente perché aveva preso molto sul serio questa laurea, ha fatto anche la festa di laurea, il pranzo, questa roba, e fu un'occasione molto divertente anche quella. Però la cosa molto interessante invece di questo episodio fu che l'audazio, come diritto nella liturgia di quella roba, la disse Marco Sant'Agata, e fu un testo molto, molto bello e molto intelligente su Vasco Rossi, insomma, e che credo che forse Claudio ci avesse messo lo zampino, ne aveste chiacchierato. Sì, ne abbiamo parlato, perché Marco aveva un interesse per il pop, come tutte le persone, diciamo, dalla sua generazione in poi, però non è che seguisse poi tutto, non poteva seguire tutto, insomma, doveva già leggere le mie tesi e correggerle, quindi insomma era una fatica già improba. E quindi sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato, ma lui era molto affezionato a Zocca, a Vasco Rossi e a quel tipo di poesia in musica, quindi sì, lo conosceva bene, ecco. Io poi fungevo un po' da consigliere per l'aggiornamento sulla cultura contemporanea. Alla fine, poi, quando siamo diventati amici, mi usava anche per capire che cosa bisognava ascoltare e cosa no, e cosa leggere degli ultimi arrivati e che cosa no. Insomma, quindi ho avuto questo ruolo di consigliere per gli affari correnti, che mi divertiva molto ed era insomma, simpatico farlo, insomma. Ecco, dico volentieri che Andrea Sant'Agata, che è il figlio di Marco, ci ringrazia per iscritto, e quindi noi ringraziamo Andrea di ringraziare noi. Insomma, ciao Andrea. E al di là di questo, un'altra notazione che mi fa dire un'altra cosa, biografica, perché una delle ultime discussioni polemiche che ho avuto io con Marco è stata proprio sul tuo libro, Claudio, quello Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca, che io considero, e l'ho detto a Marco, un libro molto importante, credo che sia la migliore mappatura della cultura popolare contemporanea che si possa leggere, e Marco invece appunto rampognava dicendo: ma come, questo che è uno dei più bravi dantisti del mondo è finito a dire stupidaggini sulla branca. Io non ero affatto d'accordo su questa. Su questa cosa abbiamo discusso a lungo, è un libro del Mulino, ce l'ho qua, guarda, ti faccio anche uno spot, come voglio fare uno spot, quindi due libri del Mulino già, allora adesso siccome abbiamo fatto due spot a un libro del Mulino, e questo si chiama Incontri con l'autore, sono appunto incontri che per promuovere la lettura. Da questa puntata credo accolti in diretta anche dal CEPEL, quindi ringraziamo anche il CEPEL che ci ascolta, che è il centro per il libro e la promozione della lettura. Ecco, vorrei ricordare a tutti che martedì esce un pamphlet che si chiama Contro l'impegno di Walter City. Se non ce l'hai, te lo faccio vedere. Io non ce l'ho, ho il PDF. Ecco, ti facciamo vedere la marchetta completa, ok. Sì. Che è un, ecco, mi interessa dirlo in maniera parallela, perché questo libro che io ho avuto la fortuna di leggere di Walter, oggi ci sono due pagine sulla lettura del Corriere della Sera
molto belle di Alessandro Piperno dedicate a questo libro. E, è un libro anche questo molto importante, che secondo me va letto, andrebbe veramente letto in parallelo a quello di Claudio Giunta, per avere veramente una cartografia e una mappatura completa della cultura contemporanea. È un libro, tra l'altro, a cui io da un po' di anni, e non so se Claudio si ricorda, ma gliene parlai una volta che ci siamo conosciuti a una strana cosa di questa Dea Planeta, che aveva fatto un ricevimento per una roba che poi vinse la moglie di Gramellini, eccetera, eccetera. Ah, dai, era un premio, non era un ricevimento, era il premio Planeta. C'era anche, sì, ma c'era quella volta. Ma c'era un ricevimento seduto, sì, cioè stavamo mangiando. Sì. E noi due eravamo seduti dallo stesso tavolo, uno di fronte all'altro. Io gli dissi appunto che volevo fare una cosa contro l'impegno, e disse: ah, però mi piace questa cosa, questo titolo contro l'impegno. E ci ho messo 2 anni, però alla fine l'ho fatto, sì. Raggiungo una cosa subito, che è comica e vergognosa allo stesso tempo. Nel libro, io mi ricordo perfettamente, e nel libro sulla Branca c'è un paragrafo intitolato Contro l'impegno, perché anche la Branca, ti ho rubato il titolo che mi aveva suggerito, sì, a cena una sera, ho fatto una cosa vergognosa, ma per un solo paragrafo, perché anche la Branca in realtà condividerebbe. Ah, l'hai rubato al Vice? Sì, assolutamente. Bravo, hai fatto bene, io sono favorevole ai furti. I furti intelligenti sono giusti. E lì si vede che Marco ogni tanto perdeva qualche colpo su quel piano lì, perché effettivamente la Branca è chiaramente, come dire, anche prima del libro di Claudio, era una cosa fondamentale. Io mi sono nutrito di Cialtronesco, mi ricordo, a suo tempo, l'ho sempre trovato un libro assolutamente straordinario sulla cultura italiana borderline, diciamo così. E quindi, no, da questo punto di vista, come dire, forse... davvero, Marco, cioè, la differenza tra noi due è che tenevamo i piedi in due staffe, ma in due staffe differenti, nel senso che lui aveva più il piede ancora sullo studioso serio e poi faceva il narratore. Io da un certo punto in avanti avevo un piede sul fare il narratore e uno invece proprio sulla cultura pop, per cui ho proprio mandato alle ortiche, diciamo, il mio primo mestiere, se non con quella eterna cosa di Pasolini che ogni tanto mi ripiomba addosso, però vabbè, quello è una specie di unicum. Ci ho lavorato 35 anni e quindi non posso abbandonarlo, è una cosa anche di senso della responsabilità. Però se dovessi adesso infilarmi in una biblioteca e cominciare una ricerca, ammetto che non avrei le forze per farlo, cioè sarebbe troppo per me in questo momento. Nego che questo sia vero, Walter, scusa, perché dalla lettura del tuo pamphlet si esce veramente illuminati da un doppio pedale che sei riuscito ad equilibrare veramente in maniera... No, però scusa, una cosa è leggere i libri come si deve, cioè cercando di capire cosa dicono e che cosa c'è sotto. Mm. Una cosa invece è andare in una biblioteca, andare a cercare, sì, le cose, ma questo che non si trovano più, cioè perché voi siete sì, ma perché voi siete normalisti, per noi invece, cioè, il lavoro di ricerca è quello che io non riesco più a fare. Per invece, noi se si tratta di leggere un testo e cercare di capirlo, ci siamo, ecco. Per noi normali e non normalisti, il tuo lavoro, insomma, io l'ho trovato molto interessante anche per la mappatura che fai e l'aggiornamento sugli studi di bioletteratura, di neuronarratologia e di altre amenità su cui ci aggiorni in questo libro. Oltre... Però io mi stupisco sempre molto quando qualcuno mi dice: ah, ma guarda, per scrivere una cosa su Saviano ho visto che ti sei letto tutti i suoi libri. A me mi sembrerebbe l'ABC, cioè se non parti da lì, come no, fai vabbè, a scrivere? Adesso, certo. Allora, Beppe, scusi, posso tornare su Marco un secondo? Certo, no, quello che dicevi tu sul fatto che era preoccupato e un po' irritato dal mio libro sulla Branca, in realtà illumina un tratto del carattere molto bello, cioè lui era sempre molto preoccupato per i suoi allievi, insomma, voleva che facessero le cose bene e quindi forse aveva anche un po' paura che tralignassi, che facessi delle altre cose e che lasciassi stare le cose serie, insomma. Facessi un po' come lui a un certo punto, ma prima di lui, cioè ho cominciato molto presto io.
E quindi questo è un tratto di affetto che anche con me ha avuto, cioè mi ricordo un colloquio Roma-Venezia e lui mi disse: no, però devi fare qualcosa tipo Boccaccio, vuoi studiare Boccaccio? Perché non studi Boccaccio? C'è anche Boiardo. E io in realtà ero molto lontano da queste cose, stavo finendo il libro sulla branca, facevo altre cose, però questo tratto di sollecitudine e di cura per un uomo che comunque aveva più di 40 anni in quel tempo, come ero io, è molto commovente e dice una cosa molto bella e molto rara dei professori universitari, cioè che ti seguono e ti sono vicini anche dopo. E questa è una cosa che ricordo con enorme affetto. Beh, e commozione. Questo mi ricorda però con una certa commozione l'atteggiamento che ebbe con me Mario Fubini, quando appunto, avendo fatto il colloquio, in normale c'era una cosa che si chiamava colloquio, che erano delle specie di tesine che si facevano ogni anno. Il terzo anno l'avevo fatto su Pascoli e lui mi aveva mandato a Castelvecchio a fare ricerche, eccetera, dove fui terrorizzato da Nava che stava preparando l'edizione critica delle Mirici. Ho detto: piuttosto che fare una vita così io mi ammazzo. Però, a parte questo, io il quarto anno decisi invece di fare poi la tesi su Pasolini, che per Fubini naturalmente era un terreno su cui lui non mi poteva seguire, però quando sono andato a dirglielo mi ha guardato con uno sguardo dolcissimo, come lui ogni tanto sapeva fare, e mi disse: sì, io mi fido di lei, però mi creda, sarebbe come se lei chiedesse una tesi su Racine a Corneille. Quindi naturalmente mi disse che non mi poteva seguire, che però mi lasciava andare per la mia strada perché non poteva fare diversamente. Insomma, qui siamo sui vertici delle Dolomiti critiche della storia della letteratura italiana. No, certo. Allora c'è da Gianluigi Simonetti, ci fa: lo vedo, sì. Se posso, una domanda per entrambi, Siti e Giunta, cosa cercate davvero ciascuno a suo modo nella cultura pop, che è un tratto che vi distingue entrambi da Sant'Agata, per cui il rapporto tra passato e presente culturale era paradossalmente più armonico, secondo me, meno conflittuale? Comincia Claudio. No, non credo. Ciao Gigi. No, non credo che fosse... No, direi che è il contrario, nel senso che io appartengo a una generazione come quella di Gigi che ci è vissuta dentro, quindi per me occuparmi di pop o sapere il pop o amarlo è una cosa naturale, una seconda natura, e quindi non ho fatto nessuno sforzo in tutti questi anni a mantenermi aggiornato su quel versante della cultura, perché era l'aria che respiravo, in sostanza. In Marco invece percepivo una specie di volontà di aggiornamento che gli veniva quasi naturale, in realtà. Cioè lui era uno studioso serio e un topo di biblioteca e un culo di pietra, e bastava vedere la sua biblioteca in casa, però che aveva questo richiamo, ma era un richiamo che lui teneva sempre molto distinto dalle cose che faceva. Credo che, che anche le cose pubbliche che a un certo punto ha fatto con Vasco Rossi, eccetera, fossero sempre una forma quasi di citazione o di gioco che doveva rimanere ben distinto dal suo mestiere principale. E poi del resto è un vezzo che ha avuto molto abbastanza tardi nella sua carriera. Ma che non dovesse essere una fusione, credo che per lui fosse ovvio. E quello di cui si allarmava in relazione a me era appunto che io tendevo invece a applicare uno sguardo critico super erudito, accademico, a tutto quanto, cioè consideravo tutte queste cose sullo stesso piano, che è un po' quello che faceva la Branca, insomma, in altro modo. E quindi, no, in lui, in Marco, io sentivo spesso come in tutti quelli della sua generazione, ecco, quasi tutti, un po' di imparaticcio da questo punto di vista, cioè l'apprezzamento del pop diventava quasi una posa, quasi innaturale, perché non gli veniva subito, diciamo. C'era sempre un po' di ironia, laddove in me e in Gigi non c'è nessuna ironia, c'è la capacità di vedere, la volontà di vedere. Non ne era nativo, l'hai detto, insomma. Sì, non era nativo. E poi forse, sai, se tu studi il Medioevo italiano per 40 anni, comunque è molto difficile riuscire a... Allora, poi, se sei completamente sincero, diventano quei mostriciattoli per cui appunto scrivi il libro su Petrarca e poi l'articoletto sulle canzoni pop di Sanremo, che è una cosa brutta, insomma, che è quello che non piaceva alla branca degli intellettuali italiani. No, direi che non gli veniva naturale a lui, ecco. E in questo senso gli ero molto caro io, che invece gli davo dei suggerimenti, gli aiutavo a non sbagliare, a non perdere tempo. Credo che fosse in lui conflittuale e non lo sia in me. Però Gigi è sempre più bravo di me, quindi sempre più adesso comincio a sospettare di aver torto
stesso. No, penso che questa cosa dell'ironia però fosse quello che Gigi voleva dire, nel senso che l'ironia è già una difesa, no? È già qualcosa che non ti fa ritenere come micidiale un certo strato culturale. Per me invece purtroppo fin dall'inizio non c'è stata nessuna ironia, anche se lo vedevo un po' da fuori, perché appartengo appunto alla stessa generazione di Marco, perché la cosa è stata immediatamente tragica. Cioè io mi sono reso conto che vivevo una vita effettivamente schizofrenica, per cui da una parte mi seppellivo nelle biblioteche e dall'altra invece mi imbesuivo tutte le sere davanti alla televisione o al porno. E quindi effettivamente questi elementi o li facevo entrare in qualche modo nei miei interessi culturali, oppure avrei sempre fatto una vita a metà. E quindi quando ci chiedete che cosa cercavi davvero, io credo che cercavo veramente la stupidità. Cioè cercavo quel punto che adesso un po' mi sembra di avere trovato, e nel libro ultimo ho provato a dirlo, perché ci sono un paio di articoli finali, un paio di saggetti finali che si interessano proprio, che si occupano proprio di televisione, ce n'è uno su Barbara D'Urso e uno intitolato Rocco Siffredi narratore, in cui effettivamente il punto adesso è che ho l'impressione che alcuni meccanismi, per esempio televisivi, stingano sulla letteratura, cioè che diciamo così, è quasi impossibile ormai distinguere quello che una volta si chiamava pop da quello che invece si chiama letteratura seria. Non so, a proposito di impegno, ho l'impressione per esempio che se noi guardiamo le fiction di Rai 1, che veramente sembrano fatte col manuale Cencelli delle sfighe, cioè in ogni fiction ci deve essere un nero, una donna commissario, una coppia omosessuale, eccetera, eccetera. È la stessa cosa che sta accadendo in un certo tipo di letteratura, e hai l'impressione che molti scrittori giovani pensino come se fossero invece degli autori televisivi. E quindi evidentemente sentivo anche prima inconsciamente che c'era una possibile relazione tra le due cose, e quindi non potevo evitare di occuparmene. Però all'inizio lo facevo con molto senso di colpa, che adesso mi è passato perché ho 74 anni, che se ne frega. Walter, no, pensano ha spiegato con... meglio, però, Beppe, scusa, mi ha spiegato meglio, l'ho capito adesso, però non direi armonico, cioè direi nel senso che in realtà la cultura extraaccademica a Marco credo un po' dolesse, cioè il non essere veramente parte di quello stream di cultura vera che poi viene, perché vende, che è ascoltata, che, di cui tutti parlano, a un certo punto abbia cominciato a fargli male. E abbia voluto partecipare a questa cultura in modi diversi rispetto a Walter, ma che lo abbia fatto. Però, sempre rimanendo un professore di letteratura medievale, e questa scissione non la definirei armonica, la definirei distanziante, ma problematica, senz'altro. Non era una cosa che lui accettasse così a cuor leggero, non era una cosa che lo lasciasse sereno, mentre a me lascia completamente comunque sereno. Comunque credo non era per lui così necessaria come era per me. Poteva anche farne a meno, diciamo, ecco. Non c'è dubbio, tant'è scusami, vedeva con grande allarme il crollo della cultura su cui aveva scommesso gran parte della sua vita, come molti di noi in realtà. Certo. Si può uscire prima o dopo dalla scommessa, naturalmente. No, tant'è che mentre la cultura di massa è popolare, insomma, che uno appunto, come insegna il libro di Giunta, dei problemi veramente quasi psicanalitici della cultura, la cui rimozione è uno dei problemi quasi psicanalitici della cultura italiana, mentre entra pesantemente nella narrativa di Walter City, in troppi paradisi la televisione è la prima volta che fa l'ingresso nella letteratura italiana importante, e ovviamente Marcos e Sant'Agata si è sempre tenuto alla larga da questi temi, anche ovviamente nella sua narrativa. Riguardo a quello che dicevi tu, Walter, prima dei giovani autori che sembrano autori televisivi, però non sottostimare il fatto che l'obiettivo
di qualsiasi autore contemporaneo è che dal proprio romanzo sia tratta una serie TV, quindi a volte c'è questa specie di... Ma sai cos'è la cosa che mi preoccupa? Questa cosa l'ho capita abbastanza bene. La cosa che mi preoccupa è che quello che viene fuori, si parla moltissimo di sentimenti in televisione, no? E adesso per esempio anche con i podcast, sono storie di sentimenti, intanto sono storie, poi sono storie di sentimenti, però cosa che sembrerebbe simile a quello che fa la letteratura, che da sempre ha fatto storie di sentimenti, però ho l'impressione che siano come le figurine panini dei sentimenti, cioè che siano dei sentimenti già preformati che tu poi incolli per farne una collezione. E allora cadere in questo trucco credo che significhi però allontanarsi dalla letteratura, perché la cosa che ti insegna la letteratura vera è che i sentimenti ci sono sempre 4, 5, 6 fondi, quadrupli fondi, quintupli fondi, e come dire, ci vogliono 700 pagine per arrivare a capire che cosa diavolo legava veramente Anna a Karenin. Perché uno dice, vabbè, semplicemente l'ha tradito perché non gli piaceva. Col cavolo, ci sono 10.000 cose dentro, no? E quella cosa lì, secondo me, va un po' perduta adesso, pensando subito a una trascrizione fatta di colpi di scena, eccetera, eccetera. Io però voglio contraddirvi a favore di Marco su una cosa. Io l'ho seguito in uno dei suoi percorsi laterali, di pensiero laterale, anche nel premio a cui lui teneva molto di Zocca, un premio per autori esordienti nella cui giuria appunto c'era, oltre a Marco, anche Vasco Rossi, e devo dire lì di avere visto in Marco una enorme invece capacità di ascolto sulla narrativa contemporanea. Io ho visto transitare lì per la prima volta sia Claudia Durastanti, per esempio, sia Giulia Caminito, che adesso sta partecipando in gran spolvero allo Strega, quindi aveva molto orecchio anche sulla narrativa. Sulla narrativa, una cosa è avere orecchio, una cosa è decidersi di studiarlo. Sì, sì, certo. Però aveva un grande orecchio. Sulla letteratura aveva molto orecchio, molto orecchio. Per quanto riguarda la cultura pop, devo aggiungere una cosa che non deve essere, non deve passare inosservata. È facile, la cultura pop richiede un enorme dispendio di tempo, cioè bisogna starci molto davanti alla televisione. Certo. E quando un uomo ha 4 figli, un professore universitario coscienzioso, organizza 1000 cose e ha la vita che faceva Marco, beh, è molto difficile. È più facile essere single e avere molto tempo libero per fare le cose che uno vuole fare. Quindi questo è molto vero. Cioè il tempo poi è limitato. No, ma come invita Walter City a fare, sì, bisogna studiare, bisogna conoscere i testi. Credo che Tommaso Labraca sia una persona piuttosto sola. Sì, certo. Però è vero che è molto diseconomico, insomma, guardare la televisione, seguire i social, ascoltare la radio, insomma, ascoltare la musica, richiede un sacco di tempo, e parlarne con competenza e senza hubris, ma con competenza, richiede ovviamente la conoscenza dei testi. Siccome abbiamo gli ultimi minuti, vi invito ad indicare, perché appunto Marco continui a vivere nelle nostre biblioteche, nelle nostre librerie, mi indicate per uno un saggio, un romanzo che sia opportuno per i nostri ascoltatori avere nella propria biblioteca? Io direi appunto... L'Io e il mondo, un'interpretazione di Dante, quanto a saggi, e Come donna innamorata, quanto a romanzi. Io direi due saggi, forse. Direi il commento Petrarca nei Meridiani, che è molto bello, semplicemente molto bello, molto ben fatto. E gli studi sul petrarchismo meridionale, mi spiace, avranno due lettori, ma magari li guadagno, vanno in biblioteca se li leggono.
Ma ecco, ringraziamo anche Lorella Beneventi che dice che è stato un piacere ascoltarci, grazie per le vostre testimonianze, grazie a questa signora. Ecco, e un'ultima battuta, tutti e tre, e nel caso di Claudio Giunta, credo proprio su invito di Marco Sant'Agata, in quanto professore avete messo le mani con cura e intelligenza e tanto lavoro nella curatela di Meridiani, che sono i libri più preziosi e più importanti della cultura italiana, insomma. E, che esperienza è fare un Meridiano? Ah, per me è stato un po' uno scannamento, perché non ne ho fatto uno, ne ho fatti 10 di tomi, 8 volumi per un totale di 10 tomi, e quindi è una cosa che mi è costata 6-7 anni di vita, diciamo. Tra l'altro c'era questo strano meccanismo, c'era una specie di aura spermatica intorno al Meridiano Pasolini, per cui tutte le ragazze che seguivano la cosa restavano incinta una dopo l'altra in quel periodo, e quindi poi dovevano cambiare, c'era molto movimento di collaboratori e di collaboratrici soprattutto, però me lo ricordo come una cosa piuttosto entusiasmante. Anche perché fin dall'inizio io pensavo che se mi volevo togliere di dosso questa specie di scimmia che mi stava qui, dovevo dare, cioè, come dire, gli dovevo a Pasolini questo lavoro tremendo, e quindi è stata anche un po' una liberazione per me. E poi davvero non c'è niente che possa farti avvicinare a un autore come avvicinarti ai suoi scartafacci, cioè esaminare le carte una per una, e lì effettivamente, grazie alla nipote, le carte erano tutte presenti, ordinate, eccetera, eccetera, vedere le cancellazioni, i cambiamenti, le cose di infinito, insomma, le pretese di infinito andate buche, i deliri di onnipotenza, eccetera, ti fa capire davvero che cosa c'è dietro la scrittura, che poi la cosa vera, credo, interessante per un critico. E è l'unica volta che l'ho fatto di affrontare un autore veramente a partire da tutte le sue carte, e devo dire è molto bello, però se uno lo fa davvero fino in fondo, poi sulla sua tomba scrivono una vita per la letteratura, insomma, non era la cosa, anzi una vita per la critica, e non era la cosa che volevo per me. Claudio, Marco di che Meridiani si era occupato? Beh, Marco aveva fatto Petrarca e poi aveva coordinato il Dante Extra Commedia, e mi aveva affidato le rime di Dante, che non sono 8 volumi ma sono le rime di Dante, quindi uno veniva dopo Contini, diciamo. E quindi ci ho messo 6-7 anni, diciamo, e è stato un lavoro massacrante. Devo dire, se devo trovare un aggettivo, è massacrante. Vuol dire stare in biblioteca sempre, vuol dire vedere tutto quello che si può vedere. Quindi però devo dire la relazione. È peggio fare un Meridiano che la normale? È peggio ancora? Beh, stai molto più solo quando fai un Meridiano. Che può anche essere una buona cosa, se uno si ricorda. Certo, visto la normale, cose. Non è male. Sì. No, io ho un bellissimo ricordo di tantissimi amici. E poi, no, però la redazione Meridiani a Mondadori era eccezionale, mi ricordo. Erano tutti più bravi di me, cioè mi correggevano gli errori di fatto, non quelli formali. Quindi devo dire, lì hai un appoggio di una vera redazione, forse una delle ultime rimaste in Italia, cioè persone che sanno le cose e sono molto attente. Quindi fu un piacere. Dopo però per tornare all'ultimissima cosa, ritornando alle donne di Dante, per le persone appunto che sono ancora in ascolto, forse vale la pena di ricordare che piccolo conto, diciamo, che Marco ha fatto sulla Vita Nova, che di tutte le poesie della Vita Nova, prima che Beatrice muoia, di dedicate veramente a Beatrice ce ne saranno 4-5. E le altre sono tutte legate a delle laurette, a delle gente che non c'entravano, a delle ragazze che non c'entravano un accidente, e lui ha fatto finta che fossero dedicate a Beatrice. Allora, io vi ringrazio Walter Siti, ringrazio Claudio Giunta, ringrazio tutti grazie quelli che ci hanno ascoltato, e insomma è stato, credo, per tutti e tre piacevole e commovente, insomma, poter fare un'ora di chiacchiere ricordando un nostro caro amico Marco Sant'Agata, e che credo valga la pena di essere continuato
essere studiato in quanto esimio critico e professore, anche letto con piacere in quanto bravo narratore. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera. Grazie mille, ciao. Buona serata.